Siete in una posizione veramente instabile. Il mio telefono potrebbe cadere e speriamo non cada perché sarebbe la fine di tutto. E sono preoccupata perché in questa stanza c'è un'ape e c'è la mia gatta che sta cercando di acchiappare l'ape. Spero non mi faccia cadere niente, onestamente. A parte questo, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un olio per capelli perché, come avete potuto vedere, ho fatto questo nuovo colore ai capelli, come vi avevo detto nel video scorso. E quindi li devo curare perché con la decolorazione i capelli si danneggiano molto, quindi per evitare che si spezzino sto comprando oli di qualsiasi tipo. Infatti vi farò anche una recensione di un altro olio che ho comprato ieri su Amazon che mi arriverà nei prossimi giorni. Ma oggi siamo qui per parlare di quest'olio qui. È il Soft as Petals di Martina Damex in collaborazione con Cosmify. Questo olio io ero molto curiosa di provarlo perché è un hair elixir per capelli decolorati o colorati. Quindi ero molto curiosa di provarlo perché appunto i miei capelli sono decolorati. Ho visto molti video su quest'olio perché ero veramente indecisa perché per curare meglio i miei capelli vorrei degli oli totalmente naturali. Partiamo dal fatto che quest'olio non è totalmente naturale, ha una formula vegana e cruelty free, però non è totalmente naturale, però l'Inci è comunque molto buono e quindi mi ha convinto a comprarlo. L'ho comprato e non vedevo l'ora di provarlo. Dopo averlo comprato, non vedevo assolutamente l'ora di provarlo. L'ho provato e ora sono qui per dirvi cosa ne penso. Allora, partiamo dalle cose che non mi sono piaciute. Non mi è piaciuto il profumo, perché io quando lo annuso mi viene in mente un ricordo di quando ero piccola. Il ricordo non è bello perché mi vengono in mente i trucchi che davano come gadget, i trucchi finti quando compravate le Lelichelli. Sì, mi viene in mente qualcosa del genere, quindi potrete ben capire che non è esattamente una bella cosa il fatto che il profumo mi ricordi dei trucchi finti. Non lo so, il profumo insomma non mi convince per niente. E la seconda cosa è che mi ha lasciato un po' delusa, ma questo non è assolutamente colpa dell'olio di per sé. È il packaging, nel senso, il packaging è molto bello, molto sofisticato, molto elegante, mi piace tantissimo. Però appunto vedendolo mi aspettavo fosse più pesante, invece quando l'ho preso in mano che mi è arrivato ho notato che è estremamente leggero. E ci sono rimasto un po' male, vi dico la verità, però comunque non è niente di che. Allora, in questo pack troviamo 30 ml di prodotto, che potrebbe sembrare poco, ma secondo me è abbastanza e vi spiego anche il perché. Quando voi fate il pump in mano di quest'olio, vi esce una specie di crema, che se voi pensate a una crema da mettere sui capelli, sulle punte, la quantità che vi servirà è abbastanza. Ma cosa succede? Una volta che voi andate a scaldare il prodotto con le mani, diventa totalmente olio, quindi vi ritrovate le mani piene d'olio. Quindi la gocciolina che di crema non sarebbe servita a niente, diventata olio, è abbastanza per molti capelli. Infatti serve veramente poco prodotto e di questo sono molto felice. Ora parliamo di cosa effettivamente ne penso di quest'olio. A me è piaciuto perché io ho delle punte ora molto secche, a causa appunto delle decolorazioni, cercavo un qualcosa che me le potesse idratare. E quest'olio le idrata, non c'è niente da dire, quello che deve fare fa. L'ho comprato anche incuriosita dal fatto che Martina nel video dice che ha degli ingredienti che aiutano a mantenere il colore sui capelli. E ovviamente noi che ci decoloriamo i capelli facciamo un colore un po' così, è quello che cerchiamo. Quindi questa cosa mi fa molto piacere. Ora, io effettivamente non so dirvi se effettivamente questa cosa è vera o no. Perché come vedete i miei capelli non hanno un colore, nel senso che io già dal principio ho fatto una tinta troppo chiara rispetto al biondo che avevo, che quindi non ha preso, ma è rimasto questo colore un po' pescatino che sta rimanendo, ma non so effettivamente dirvi se è per l'olio o non è per l'olio, però lo vedremo andando avanti nel corso del tempo. Quindi che altro dire? Ve lo consiglio sì, vi ho spiegato i motivi, secondo me è veramente molto valido, a parte vabbè la profumazione che però è una cosa molto soggettiva, non è una brutta profumazione, anzi, semplicemente a me porta alla mente questo ricordo e non è una cosa poi tanto piacevole, ecco. Come olio funziona benissimo, idrata i capelli, li lascia veramente morbidi e non potrei dire niente, mi è piaciuto molto.
Penso che lo ricomprerei, sì, lo ricomprerei e nulla. Sono curiosa di provare anche la versione per capelli secchi, perché questa, come vi ho detto, è la versione per capelli decolorati o colorati, mentre vorrei provare anche la versione per capelli da normale a secchi, una roba del genere, perché ho visto che lì c'è anche l'olio di cocco, cosa che qui non c'è, quindi sarei molto curiosa di provarlo. Ora, non posso parlarvi dell'inci perché non sono competente a riguardo, non mi ricordo neanche gli oli che ci sono qui dentro, se devo essere sincera, quindi nel caso andate a vedervi sul sito di Cosmify. Io sono molto contenta di quest'ordine perché la spedizione era gratuita e in omaggio, con qualsiasi ordine, davano anche un sapone per le mani, che sempre utile. La profumazione anche del sapone è molto buona, quindi sono contenta, ecco. Quindi nulla, noi ci vediamo in un prossimo video e appena mi arriveranno l'olio che ho ordinato, lo proverò e vi farò sapere. Vi dico già, piccolo spoiler, che ho ordinato dell'olio di argan puro al 100%, perché ho letto che ha delle proprietà fantastiche sui capelli, quindi insomma voglio provare a fare degli impacchi e vedere cosa riusciamo a fare. E nulla, questo è tutto per il video di oggi. Io quest'olio ve lo consiglio a pieni voti. Quindi se cercate un olio per capelli e volete passare qualcosa di un po' più naturale rispetto a quelli dei supermercati, questo è perfetto. Il prezzo è di 9,90 euro se non sbaglio, comunque intorno ai 10 euro. E vi dura una vita, quindi io farei questo investimento, ecco. Ci vediamo al prossimo video.